E salve a tutti ragazzi, da Pier Dark Knight 91 ci ritroviamo su This War of Mine, puntata numero 14, giorno 34, grande bottino. È stata una nottata tranquilla, Bruno è pallido e tossisce in continuazione, sembra malato gravemente. Nella scorsa puntata abbiamo trovato un luogo, il garage, che ci ha riservato davvero tante provviste e ci ha salvato, anche se abbiamo ucciso due persone. Da non dimenticare che quelle due persone nelle puntate precedenti ci hanno ferito proprio Marco, quindi la nostra vendetta è stata servita su un piatto d'argento. Bene, Marco è leggermente ferito, è malato, è affranto, è stanco perché non volevo uccidere quelle persone e quindi rischiamo davvero davvero tanto. Allora, Kalina non dà del cibo a Marco, non so per quale motivo. Cerchiamo di parlare, non parlano, non si muovono i nostri personaggi. Allora, è leggermente malata. Ok, vediamo un po' se adesso mi fa dare cibo a Marco. Sì, ok, finalmente. Allora, Bruno dice: potremmo dispiacerci di aver derubato qualcuno dopo essere sopravvissuti a questo inferno. Lo so, su questo hai ragione, hai tanto ragione, ma c'è sempre da calcolare e da pensare che quelle persone ci hanno ferito nelle passate puntate. Chi se ne importa? Muoviti, Bruno, dai, che ti curo io. Allora, metti. Allora, non abbiamo più... Ok, sì, no. Ok, aspettiamo. Allora, Marco ha bisogno di parlare. Parla. Allora, Bruno, vediamo un po'. Bruno deve curarsi. Abbiamo trovato delle medicine, ma sono delle medicine alle erbe, quindi non sono potentissime. Ma noi comunque ci proveremo. Anzi, possiamo barattare. Possiamo barattare e prendere delle medicine, il che non è male. Vediamo un po'. Nel frattempo Marco parla con Kalina e noi vediamo cosa possiamo barattare senza perdere tante provviste. Facciamo affari, sì, ma questa volta non mi dissangui. Mi dai... medicine non ne ha. Ha solo bende. Benissimo. Non ci voleva. Per una benda ti do sigarette? No. Le sigarette non le vuole. Zucchero? No. Ti do una pala rotta. Ok, ma posso levare delle sigarette? Non basta riprova, pezzo di merda. Mamma mia. Ok. E se invece io ti do una pala e una sega, visto che ne abbiamo 4, 3 e ne dobbiamo prendere ancora una? No. Mamma mia, mamma mia. Non basta, riprova. Tieni un'altra. Un'altra. No, vabbè, però così non va bene, eh. Così non va bene. Ti do due sigarette e un po' di zucchero. Niente, oh, mamma mia. Non mi interessa. Ciao. Non regalo tutto quello che ho trovato a lui. Mamma mia ragazzi, è peggio di una zanzara. Succhia il sangue, che è una cosa incredibile, eh. Ho le vertigini, riesco a malapena a stare in piedi. Comunque Bruno prima era malato terminale, adesso è gravemente malato, quindi si è abbassato di uno stadio la malattia. Vuol dire che lo possiamo ancora salvare. È depresso. Curiamolo. Non mi fanno alcun effetto. Allora facciamo una cosa. Bruno, siediti e fumati qualche sigaretta, dai. Allora, è affranto e parla. Dai. Non riesco a muovere Marco. Leggermente malata. Ok, riesco a muovere Marco adesso. Vediamo. Sì. Ok, tieni.
Diamo delle medicine alla nostra Kalina, che è leggermente malata. Va bene. 7 gradi in casa. Malato. Anche lui era malato, mannaggia. Vabbè. Malato, leggermente ferito, depresso e stanco. Allora, ragazzi, lo so che stavo finendo di costruire qualcosa lì e non so cosa. Vai, continua. Allora, Kalina, vediamo un attimo. Parla con Bruno, dai. Basta che vi decidete, dai. Vuole andare a letto. Ok, facciamolo andare a letto, perché sennò stanotte non va nessuno al garage. C'è ancora tantissimo da prendere. Se sei triste, divento triste anch'io. Devo solo riposarmi un po'. Ok. Niente, non posso muovere i miei personaggi. Sono così depressi e affranti che non riesco ad avere proprio il comando, ragazzi. Qualsiasi cosa tocco, come potete vedere, i miei personaggi non rispondono più alle loro azioni. Adesso sono depressi, quindi molto difficilmente possiamo rovistare. Questa non è una cosa buona, perché attualmente il garage è accessibile. Poi può diventare inaccessibile, oppure qualcuno può rubare tutte quelle provviste, il che non mi piace. Sta per finire una giornata, non abbiamo fatto nulla, ragazzi. Peccato. L'importante è che c'è cibo adesso. Sono le 7:10, sta per iniziare una nottata. Ok, hanno finito. Vai Bruno, forza Bruno. Vai così. Piano piano. Potrei fargli ascoltare un po' di musica per risolvere la situazione, ma aspettiamo. Marco può rovistare, ok. Dormono a letto sia Kalina che Bruno. Non posso far nulla. E Marco va a rovistare e va al garage. Ok. Preparati. Allora, cosa ci possiamo portare? Una sega, giusto per farci spazio, ragazzi? Visto che ne abbiamo 3. E ci portiamo il coltello. Non c'è nessuno. O almeno speriamo che non ci sia ancora nessuno. Andiamo a rovistare. Con quella sega voglio rompere quelle sbarre che ci ostacolano il passaggio, anche se si può fare il giro. Perché non andare a togliere direttamente quelle sbarre? E quindi fare molto più velocemente, visto che la nottata passa davvero molto in fretta. Allora, finiamo di togliere tutto. Mamma mia. Piede di porco. Grimaldello. Vai con gli attrezzi. L'acqua ce l'abbiamo. Il filtro ce lo possiamo portare. Tabacco, erbe. Vai con le erbe. Dobbiamo ripassare, ragazzi. Faremo davvero tante notti qui, ma proprio tante. Sigarette, qui erbe, altri materiali ci servono, e come. Prendiamo attualmente altri materiali. Poi si vede, ragazzi. Andiamo avanti. Qui ho già visto, non mi ricordo. Mi sa di sì. Sì, ok. Andiamo avanti, vediamo qui. Queste ce le possiamo portare, dai. Cosa ho preso? Tabacco. Attualmente li lasciamo. Poi vediamo un po'. Prendiamo prima i materiali che ci servono, eh. Benissimo. Vai. No, anzi, facciamo così, dai. Scendi. Ok. Va bene. Qui c'è ancora tantissimo. Me lo ricordo. Ok. Questo ci serve assolutamente per le trappole. I filtri ci servono. Bossoli di pistola ci possono servire. Però aspettiamo. Prima i materiali per costruire.
prima i materiali per costruire. Qui. Mamma mia, ragazzi, siamo pieni pieni, pieni pieni. Acqua. Aspettiamo, l'acqua la possiamo filtrare. Abbiamo anche i filtri. Qui sopra possiamo togliere. Ok, vai. Lo so che perdo una sega, ma ne abbiamo altre, quindi eliminiamo questo passaggio per fare più in fretta, dai. L'oggetto si è rotto, non ci interessa. Abbiamo fatto anche spazio. Qui altri materiali. Legna. Andiamo avanti. Qui vediamo cosa c'è. Altri materiali. Lasciamo un pezzo qui, tanto tanto dobbiamo ripassare. Qui non c'è nulla. Scendiamo. Andiamo qui. Mi sa che qui non c'era nulla. No, no, c'è della legna. Qui mi sa che non c'era nulla. No, no, ha voglia che c'è. Le sigarette ci possono servire, questi pezzi ha voglia che ci servono. Sì, facciamo così. Adesso cerchiamo di riempire lo zaino al massimo. Mi sa che un'altra nottata e basta possiamo far qui. Poi si rincomincerà di nuovo a cercare altre zone. Non sarà semplice. Abbiamo ancora molto tempo. Qui non possiamo prendere nulla. Qui le erbe non le possiamo prendere. Il grimaldello lo possiamo lasciare. Che ne dite, ragazzi? No, anzi, lasciamolo, va. Lasciamolo. Andiamo qui. Ok. Io direi che al posto del grimaldello, che mi sa che ce l'abbiamo uno, ci portiamo un bossolo di pistola, che ci serve per le nuove zone. Mamma mia, qui dobbiamo ritornare. Dobbiamo ritornare a tutti i costi. C'è anche una pala. Mi sa che pure più di un viaggio ancora possiamo fare, eh? Riscendiamo un'altra volta qui giù. Vediamo se riesco a riempire ancora qualcosa. Sì, possiamo ancora riempire qualcosa, ma dobbiamo trovare, esempio, le parti meccaniche. Ecco, un bossolo di pistole, sono due. Qui vediamo cosa ho lasciato. L'acqua. Ok, ritorneremo, ritorneremo, ragazzi. Anzi, qui si può fare anche tantissima legna. Ok, vediamo se qui. No. Ok. Qui abbiamo già visto, però non ricordo se ci sono parti materiali che possiamo. No. Ok, ritorneremo, signori. Altro grande bottino. Corri all'uscita. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Contentissimo. Anche questa puntata sta andando benissimo. Adesso dobbiamo cercare di costruire tante cose. Dobbiamo cercare di eliminare la depressione sia a Bruno che a Marco. Adesso toglierò un po' questa bellissima musica di sottofondo per far ascoltare. Qualcuno ti ha fatto male, Calina? Ecco. E che cacchio. Va bene. Devo far ascoltare della musica per cercare di. Cosa c'è? Marco? Non si muove più Marco, ragazzi. Qualcuno ha fatto irruzione? Ecco. No. Qualcuno ha cercato di derubarci. Era una banda di ladri incalliti. Ci hanno appena feriti. Per fortuna eravamo armati. Nessuno di noi è stato ferito. Gli aggressori se ne sono andati con molta roba di valore. Hanno portato 3 pezzi di carne, una sigaretta e un combustibile, e abbiamo utilizzato un colpo. Bruno si muove a malapena. Marco è pallido e tossisce.
Bellissimo. Questa malattia ci ucciderà tutti se non troviamo delle medicine. Ha fame e depressa, vediamo cosa dice. Delle persone cattive sono venute qui stanotte. Malato terminale in recupero. Benissimo. Ragazzi, adesso che abbiamo trovato tutto, non riusciamo però a risolvere il problema della depressione. Che cacchio però. Ci hanno rubato tanto cibo. Non ci voleva. Per favore chiamate il medico. Sì, certo. Allora, mangia. Questo non si muove più. Vediamo, ha fame? Sì, ha fame. Parliamo prima. Allora, Bruno. Bruno, siamo tutti con te. Allora, creiamo combustibile. Più 10 gradi. Finalmente non c'è il gelo, il freddo. E questa è una cosa molto molto positiva. Piano piano i gradi aumentano. Siamo al giorno 35. Vediamo se Bruno riesce a fare qualche miracolo con il cibo. Dobbiamo mettere la trappola perché abbiamo preso il concime, o comunque pezzi di non so che sono, ragazzi. Comunque, per attrarre animali, piccoli animali, ci serve acqua. Bene, dai, e forza. Ci serve acqua, ci serve acqua. Ragazzi, passa una giornata intera senza far nulla. Perché camminano piano, perché non si muovono. Mamma mia, ragazzi. Allora, produciamo questi maledetti filtri. E dai, muoviti, Bruno. Allora, niente, non si muovono i miei personaggi. Porco Giuda, meno male che Bruno qualcosa la fa. Adesso dobbiamo aspettare. Nel frattempo, dai, Bruno, forza. Bruno lo perdiamo. Adesso dobbiamo cercare di curare Marco. Marco a tutti i costi. Dai, Bruno, vai qui. Finisci qui. Allora, Marco, veloce. Forza, Marco. Niente, è troppo lento. Molto stanco. Devo farlo andare a riposare a tutti i costi. Gravemente malato, Marco, cacchio. Ci serve una nuova persona. Secondo me, se viene una nuova persona, possiamo utilizzare lui e nel frattempo curare Marco, Bruno, ma così. Allora, dobbiamo mettere prima di tutto l'esca. Cioè, finita una giornata così, non riesco più a... Mamma mia. Dai, forza, Bruno, forza, che ce la facciamo. Dai. Ok. Vai. Muoviti, Bruno, forza. Forza, Bruno. Ok. Kalina, tu che ti muovi velocemente, o almeno. Ha fame e depressa. Bene. Vediamo se può attivare la radio. Vai, 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 vai. Mettiamo la radio, così cerchiamo di renderli un po' più felici. Speriamo. Verdure fresche stanno diventando una merce rara a Pogoren. Benissimo. Buona a sapersi. Abbiamo letto.
Ok. Lasciamo questa musica. Non puoi far nulla, mamma mia. Bruno. Forza, Bruno. Non si fa così. Allora. Sta per finire anche questa giornata e non abbiamo fatto nulla. Ok. Vediamo se possiamo costruire qualcosa. Vai, 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 vai. Ok, possiamo migliorare? Non lo so, vediamo prima cosa possiamo fare. Niente. Oh mio Dio. Qui? Niente. Ci serve legna, ci serve legna. Qui vediamo. No, evitiamo. Adesso possiamo cucinare. Vai così. Mamma mia, è difficile. È difficile. Dobbiamo cercare di togliere sta maledetta depressione. Niente, possiamo fare solo un pasto. Ok. Sta finendo anche questa maledettissima giornata. Kalina ha fame e depressa. Vai, 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 mangia, 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 mangia prima che finisce. Ok. Va bene, va bene. Ok. Ben nutrita e solo depressa. Mettiamola a giocare. Non ho voglia. Va bene. La notte, ragazzi. Allora. Mamma mia, Marco ha fame. Gravemente malato, leggermente ferito, depresso e stanco. Dormi a letto, rovista. E non può... Che facciamo? Che facciamo? Questo è il problema, che facciamo? Rischio di andar via e trovarmi persone che attaccano la nostra abitazione. Perché Bruno dorme, la bambina dorme, ci derubano, ci feriscono e buonanotte. Sì, ma non posso lasciarmi scappare il garage. Dormi con bambini. Ragazzi, facciamoci una nottata così. Tutti dormono. Rimani. Ci facciamo 3 nottate oggi. 36° giorno criminalità. Non è stata una bella nottata. Kalina non si sente bene. Bruno si muove a malapena. Marco è pallido. Perché qualcuno non ci aiuta? Il fratello non viene più, ragazzi. Il fratello non viene più. Ok, abbiamo trovato altro cibo. Benissimo. Vai. Oh, mamma mia, ragazzi. Ok. Non mettiamo niente, perché il cibo normale non lo voglio mettere. Mangerei volentieri qualcosa. Ho bisogno di riposare. No, 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 no. Fermo lì, stava per rompere il letto. La mia povera Kalina mi spezza il cuore quando piange. La guerra è particolarmente dura da affrontare per i bambini. Ho detto di dormire. Questo se... Alzati! Ok. Allora. Facciamo della legna, va. Vai. Legna, legna. Leggermente malata. Non si muove Kalina, non si muove Kalina. Allora, prendiamo.
Ok, andiamo avanti così. Dai, forza, Bruno, che ce la facciamo. Qualcuno alla porta? Qualcuno alla porta, speriamo bene. Vediamo un po'. Vediamo chi è. Un nuovo. Di nuovo. Di nuovo questi bambini. Riguarda la nostra mamma, non abbiamo trovato medicine da darle, quindi ora è molto molto malata. Per favore, portatela all'ospedale. Per favore. Il problema è che all'ospedale mi sparano a vista. Che faccio? No. No, lo sapete perché? Perché sia perché all'ospedale ci uccidono, sia perché se vado con Bruno, Kalina non può rimanere da sola. Non può fare la guardia. No, vai via. Potevo fare un'azione buona e quindi riportare felici i nostri personaggi. Scusate, i nostri personaggi. Però ci servono filtri. Oh, possiamo fare qualcosa. Vediamo un po'. Ok, possiamo fare tante cose, però io direi di aspettare, perché vorrei fare il giardino delle erbe e il laboratorio delle erbe e anche la distilleria rudimentale. Quindi ci facciamo due filtri. Muoviti, ha senso, muoviti. Niente, non si muove, non si muove Kalina. Se non produciamo acqua non possiamo cucinare. E se questi ci mettono 3 anni solo per fare un filtro, non posso far nulla. 11 gradi. Facciamo una cosa. Voglio mettere un pezzo di combustibile, giusto per riscaldare i nostri. Anzi, due. Forza così, dai che ce la fai. Ok. Forza. Dobbiamo filtrare acqua per nutrirci. Quindi ci dobbiamo muovere, assolutamente. Si mette malissimo, ragazzi, perché Bruno lo perdiamo sicuro. Se non curiamo, muoviti. Muoviti. Ok. Se non curiamo Marco, perdiamo pure Marco, perché è pure ferito. Però è in recupero. Se può fa. Ci sono 17 gradi, il che va benissimo. Ok. Sta filtrando. Filtriamo anche qui. E ne abbiamo due. Quindi abbiamo 8 litri d'acqua. E adesso dobbiamo parlare con Kalina. Muoviti. Mannaggia lui. Ok. Forza, andiamo da Kalina. Finiamo questa giornata con Kalina. Oh. Forza. Vai, vai da Kalina. Ok. Forza, parla. Cosa fa Kalina? Ok. Ok, parlano, terminiamo il giorno e ci facciamo questa ultima nottata. Allora, niente. Bah, dai. Chi è malato, chi è depresso, non possiamo uscire. E dai.
Rimaniamo. Ragazzi, non possiamo far niente. 37esimo giorno. Ci serve un nuovo per... Bruno, a furia di mangiare, alla fine sei scoppiato. Vabbè, sdrammatizziamo, ragazzi. Abbiamo perso un altro personaggio. Marco non si muove più. Adesso è peggio ancora. Kalina piange. Adesso è peggio ancora. Ha molta fame. Ha molta fame. Dai. Non si muovono. Non si muovono, ragazzi. Non si muovono i miei personaggi. Nessuno dei due. Non avevamo provviste sufficienti a salvare Bruno. Ha molta fame, ma non si muove. Malato terminale Marco. Mi sa che finisce qui, ragazzi. Nonostante abbiamo trovato oro. Aspettiamo, vediamo se arriva qualcuno. Ma se non si muovono i miei personaggi, come faccio? Ragazzi, non posso far nulla. Niente. La depressione non la riesco a curare. Non la riesco assolutamente a curare. Dai. Dai, ti prego. Niente, ragazzi, non si muovono. Non si muovono. Eppure abbiamo tanta roba adesso. Bruno, vorrei che fossi ancora qui con noi. Ragazzi, ce la sto mettendo tutta. Abbiamo tanta roba, ma adesso non riusciamo più a risolvere la questione. Terminiamo giorno. Ragazzi, non possiamo far nulla. Dormiamo a letto, rimaniamo e di sicuro adesso ci crepa anche Marco. Marco ha lasciato il nostro rifugio con Kalina. Kalina era esausta, Marco ha deciso di salvarla. Insieme hanno trovato riparo. E finisce così. Va bene, ragazzi, io direi che richiesta di soccorso. Ok, questa è tutta la nostra storia che abbiamo fatto, eh? Allora, ragazzi, io direi di concludere qui questa puntata su This War of Mine. Mi raccomando, scrivetemi sotto nei commenti se volete vedere una nuova serie con nuovi personaggi, nuova storia e cercare ovviamente di sopravvivere alla guerra. Questa è stata la mia prima partita su This War of Mine. Non è andata benissimo. Però, ragazzi, non è semplice, eh? Adesso che avevamo trovato scorte, finisce male. Finisce male, Marco scappa con Kalina, trova rifugio, però dobbiamo vedere se siamo riusciti a salvare almeno quei due personaggi. Vediamo un po', vediamo se ci dice qualcosa il gioco. 31esimo giorno, omicidio violento di Marco che ha ucciso varie persone. Uccidere non fa bene, come avete potuto notare. Appena abbiamo ucciso quelle due persone, i nostri personaggi si sono depressi e la botta più grande l'abbiamo ricevuta con la morte di Bruno. Io, a prescindere da quello che mi dite, vorrei iniziare una nuova serie, quindi continuare. Nuove puntate, nuovi giorni. Ecco qui che siamo arrivati alla fine con Bruno. Siamo sopravvissuti per 38 giorni o 37 giorni. Kalina e Marco sono partiti.
Non si sa se Kalina e Marco sono morti. Dicono, hanno trovato un posto sicuro dove stare? Non si sa. Ok. Vediamo cosa ci dice. Purtroppo Pavel morì. La sua famiglia un giorno tornerà a Pogoren per visitare la sua tomba? O sarebbe troppo doloroso? Perché ricorderebbe loro cosa hanno passato? Ma ai morti fa alcuna differenza? Katia. Katia non trovò mai i suoi genitori, ma loro invece un giorno trovarono la sua tomba e in essa il suo diario di guerra. Lo pubblicarono senza alcuna modifica e divenne un bestseller. Ragazzi. Bruno. Nonostante i suoi violenti sforzi, Bruno non riuscì a sopravvivere alla guerra. Il destino dell'amica per cui si preoccupava è tuttora ignoto. Per Marco, una notte Marco lasciò il rifugio partendo con Kalina. Con sé, in qualche modo, riuscirono a raggiungere un campo dove trascorsero il resto della guerra. Da come ci hanno fatto capire, Marco e Kalina si sono salvati. Sono riusciti a trovare un campo profughi e sono sopravvissuti lì fino alla fine della guerra. Quindi ci sono riusciti. Marco e Kalina si sono salvati, ragazzi. Inizieremo una nuova storia con nuovi personaggi, tutto random. Ragazzi, mi raccomando, scrivetemi sotto nei commenti se siete d'accordo con me. Un bacione a tutti, da Pierre Dark Knight 91.